Il cortometraggio La Costituzione non è solo da leggere, ma da amare è un lavoro realizzato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Monsignor Casel di Rapolla durante due laboratori teatrali, Teatro a Modo Nostro e Metti in Scena, realizzati nell'ambito dei moduli PON, Apprendimento, Socialità, Accoglienza. Gli alunni delle classi seconda B e terza A hanno ideato e scritto la sceneggiatura di un breve corto per celebrare la Costituzione italiana, ispirandosi al monologo che Benigni ha presentato a Sanremo 2023. L'esperienza ha permesso agli alunni di avvicinarsi alla scrittura letteraria nel suo aspetto artigianale, trasformandoli prima in autori e poi in attori, ma soprattutto ha consentito loro di stare insieme, di esprimersi in maniera creativa e di condividere un progetto comune. Durante il laboratorio, inoltre, hanno imparato a realizzare anche beat musicali con il supporto dello strumento informatico, realizzando così anche la sigla del cortometraggio. Insomma, la recitazione e la musica sono diventate un'importante risorsa educativa per rendere la scuola un ambiente produttivo e innovativo. Gli alunni di Rapolla augurano a tutti una buona visione. Ragazzi, so che non sono il massimo di prima mattina, però cercate di guardarmi perché l'argomento è molto importante. Professore, voi non siete il massimo! Ma cosa state dicendo? Voi siete la più bella, la più dolce, la più solare professoressa del mondo. Posso andare in bagno? Prof, dovete accettare per forza questa richiesta, che sembra quasi una proposta di matrimonio. Silvia, mi dispiace, ma fino a quando non vedrò mio anello, la risposta è no. Ora parliamo di cose serie. Oggi svolgeremo una lezione particolare di educazione civica. Chi conosce Benigni? Ah sì, professore, quello che ha fatto La vita è bella. È quello che è andato a Sanremo? Esatto, lui ha proprio... Miriam, svegliati per piacere. No, professore, non stavo dormendo. Ma poi cosa c'entra Sanremo con l'educazione civica? C'entra, c'entra. Benigni è un attore italiano che quest'anno ha partecipato a Sanremo e ha parlato della nostra Costituzione. Ha detto delle parole bellissime. Ya, yeah, professore, vediamo il video. Ottima idea, Michele. Vieni a mettere il video alla LIM. Professore, che devo scrivere? Scrivi intervento di Benigni a Sanremo sulla Costituzione. Diciamo, si celebra il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, che è entrata in vigore appunto il 1° gennaio del 1948, 75 anni fa. Ora voi mi direte, si può dire, ma che c'entra la Costituzione con Sanremo? Cosa c'entra? Ma Sanremo veramente c'entra, nel senso che Sanremo, abbiamo detto, che è il luogo dello spettacolo, della musica, quindi dell'arte, e la Costituzione è legatissima con l'arte, anzi sono quasi la stessa cosa. Perché la Costituzione è un'opera d'arte, è un'opera d'arte, un'opera d'arte, e canta anche la Costituzione, è un canto, canta, diciamo, la libertà e la dignità dell'uomo. E guardate, ancora di più, ogni parola della Costituzione sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria, come le opere d'arte. Evocativa e rivoluzionaria, sì, lasciatemelo dire, perché butta all'aria tutto quell'ordine predisposto che c'era prima, quel soffocamento, quell'oppressione della libertà, quell'ingiustizia, quella violenza che c'era prima. È uno schiaffo al potere, a tutti i poteri. Ci mostra una realtà diversa da quella che abbiamo davanti agli occhi, ci fa sentire che viviamo in un paese che può essere giusto e bello, ci dice, insomma, come dicono i bambini, che è un mondo migliore. Bene ragazzi, avete ascoltato le bellissime parole che ha pronunciato Roberto Benigni? Cosa ne pensate? Professore, secondo me Benigni ha ragione, perché il mondo sarebbe migliore se non ci fossero le guerre. L'articolo 11 è una figata. Professoressa, io sono andata a Monopoli e nella villa comunale ho trovato scritto sul pavimento l'articolo 11. Lo leggo? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Certo!
Questo articolo ce l'abbiamo solo noi italiani, non si trova in nessun'altra Costituzione. Inoltre, ragazzi, avete sentito come Benigni definisce la Costituzione? Un'opera d'arte che dobbiamo essere grati di avere. Brava, Giada! Cosa vuol dire che la Costituzione canta? Ma questa mi sembra una scemenza. Scusa, a Sanremo si canta? Sì, ma si cantano solo canzoni d'amore. Amore tra le palazzine a fuoco, la voce riconosco. Ragazzi, Simone, zitti! Veramente non ci sono solo canzoni d'amore, ci sono anche canzoni sui temi importanti come la guerra e la pace. Ah, ecco perché ho utilizzato il verbo cantare. La Costituzione canta la dignità e la libertà dell'uomo. Brava Giada, articolo numero 21. Simona, leggi l'articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Giusto, professore? Sì, bravissima Simona. Quindi, che cosa possiamo dire? Che sto Benigni ama la Costituzione come io amo a te, professore. Eh sì, che Benigni ama la Costituzione come tu ami me. Complemento oggetto. Ah, Simone ti ha dissato. Sì, Stefano, ma comunque Simone ha detto una cosa giusta. La Costituzione è da amare. Prima del suono della campanella, qualcuno legga qualche riflessione su quanto detto oggi. La nostra Costituzione non è solo da leggere, ma da amare. Per amarla veramente dobbiamo metterla in pratica ogni giorno. La Costituzione, infatti, è un sogno. Il sogno dei padri costituenti, che l'hanno pensata e scritta e che noi dobbiamo far diventare realtà con la nostra vita. Io penso che ci riusciremo perché noi siamo il futuro. Allora diciamo tutti insieme, viva la Costituzione! Viva la Costituzione!